Ayrton cared about people a lot. This was something he learned from his family, and he carried along in his own way. And after doing some small actions, helping people, kind of undercover, he talked to my mother, Viviani, and they decided to do something together, something more formal, and that could reach more people in Brazil, especially with the children, because they were the one that he cared most about, he was most worried about. So, but they didn't have time to talk through it before the accident in Imola. So afterwards, after the accident, my mother decided to carry on his wish and started the foundation. And since then, we have been working developing education in Brazil in partnership with the government and in public schools. We reached more than 15 million of children. And this is the way my family found of trying to express and show our love to Ayrton and what he meant to us, and to give back to Brazil for all the love that they've and the support they've been giving to my family and Ayrton since the accident. Ho ammirato Ayrton come pilota, però è dell'uomo, dei suoi valori morali, dei suoi principi di vita solidale verso i più deboli. È di quell'uomo lì che mi sono innamorato, più che del pilota. Quando è mancato ho visto un paese intero che piangeva. Ho visto 26 chilometri di autostrada che porta dall'aeroporto di Guarulhos fino a dove l'hanno trasportato in centro di San Paolo, pieni di gente che piangeva. Mi sono chiesto, ma che uomo era questo qui? Quando muore uno sportivo, sì, c'è emozione. Quando muore in modo brutale come è morto Ayrton, sicuramente la gente viene toccata, ma una cosa del genere non mi era mai capitato di vederla. E di lì ho incominciato a cercare di conoscerlo, perché di Ayrton qui in Italia comunque della sua vita privata si sapeva molto poco. E man mano che lo conoscevo, il mio amore verso quell'uomo aumentava, fino a farmi incontrare la sua famiglia, a cercare e a riuscire di collaborare con loro per portare avanti il suo grande progetto, che era quello di dare a tutti i bambini possibili, al maggior numero di bambini possibili, un'opportunità di una vita normale. Ayrton diceva sempre che la gente ricca non può vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. E se vogliamo che questo non capiti, dobbiamo cercare di dare a tutti almeno un'opportunità. È per questo che, collaborando con l'Istituto Ayrton Senna, uno dei miei compiti è anche quello di organizzare questo tipo di esposizioni per fare in modo che la gente ricordi sempre dentro di sé questo grande uomo, oltre che grandissimo pilota. E tutte le volte che organizziamo un'esposizione, l'emozione che leggo negli occhi delle persone che le visitano mi gratificano e mi rendono felice di poter avere la possibilità di fare queste cose per il ricordo di un uomo a cui voglio molto bene. Abbiamo incominciato a ricordare Senna proprio qui a Imola 10 anni fa. Poi abbiamo avuto altre esperienze, incominciando nella Rocca Sforzesca, poi l'abbiamo ricordato a Roma all'interno dell'ambasciata brasiliana, e oggi siamo tornati a 20 anni dalla scomparsa in questo che è il Museo Checco Costa. E direi che il comune denominatore di questo, della progettazione, è l'emozione. Con Senna si potrebbe allestire un museo, emozionare il pubblico in qualunque posto. Io ho detto, si potrebbe prendere un'auto e un suo casco in mezzo a un prato e otterremo un'emozione. Le stelle ci cambieranno.